Zoccolini serali a lei, Zoccolini serali a sorpresa coi capelli da pazzo. Buonasera amici dello Zoccolo Duro, stasera video a sorpresa in notturna. Voglio fare un video su questa Juventus. Nel frattempo preparo le vitamine. Voi le prendete le vitamine? La faccia lì, ci vuole questa faccia per prendere le vitamine proprio. Proprio questa faccia, perché bisogna prevenire, e prevenire è meglio che curare. Ma parliamo di questa Juventus che gentilmente ci regalerà Mandzukic. Non penso ce la regalerà, però io spero. Tra l'altro, oggi quando ho fatto il video basta Ibra, eccetera, questo l'ho fatto per il Milan, perché comunque siamo abbastanza stufi, no? Siamo abbastanza stufi di questa storia, Ibra, 2000, un po' come Correa. Come Correa queste. Ma è possibile che tutte le trattative del Milan, come quella di Correa quest'estate, durano un'eternità? Parliamo 2 mesi di un giocatore solo. Cioè, l'Inter. Adesso non voglio parlare male dei cugini, sapete che io li sfotto sempre, però adesso voglio parlare un attimo seriamente. Cioè, l'Inter c'ha 70 nomi sul tavolo. De Paul e Giroud, che l'hanno già preso, e Kulusevski, e Vidal, Kurzawa e Alonso, forse prendono Chiesa per l'anno prossimo. Cioè, hanno 77 nomi sul tavolo e il Milan sta su un nome solo, uno, come era quest'estate Correa, anche il Correa, neanche quello della Lazio, che a me è forte, no? Anche il Correa al topo ragno, su un nome 3 mesi. 3 mesi su un nome che poi non prendiamo! Cioè, neanche dici stai su un nome e poi lo prendi, no? Su un nome che non prendi neanche. Cioè, a me mi sembra proprio una follia. Una follia. Io te lo giuro, sto facendo fatica in questo periodo, ragazzi. Cioè, in questo periodo intendo gli ultimi anni. Cioè, gli ultimi anni di Milan a me mi sembrano veramente irreali. Cioè, ci sono talmente tante cose che non vanno bene, che boh, non so più dove girarmi. E meno male che c'ho il canale YouTube, che almeno ne parlo e mi sfogo, perché se non avessi canale YouTube probabilmente avrei iniziato a seguire il cricket o la pallamano, perché veramente, cioè, non lo so. Quindi adesso, dopo 2 mesi che parliamo di Ibra, 187 video, giornali ogni giorno, Supremacy, e quello del direttore ufficiale della NHN, del campionato americano, come cavolo si chiama, della Major League, che ha dichiarato, ve lo ricordate o me lo ricordo solo io? No, perché sta storia sembra che è nata oggi. Sono 2 mesi che ne parliamo. E alla fine, oggi viene fuori, ah no, ma forse Ibra va all'Everton. Ma ragazzi, poi oh, dipende quanto gli danno, ma poi anche lì, cioè hanno preso Keane, hanno speso 30 milioni per Keane e poi adesso vanno a prendere Ibra. È vero che hanno problemi con chi? Quindi cosa fanno? Ci girano noi Kin? Non lo voglio io, eh. Quello è un altro Balotelli, come hanno detto. Anzi, Balotelli almeno aveva le stigmate del campione. Questo qua è tutto da vedere, eh. Perché lo ripeto, ha fatto 4-5 partite buone con la Juventus, dove se vado io a giocare in attacco della Juve, sicuro qualche gol lo faccio, sicuro. Quindi a Verona non è che mi aveva fatto così. Anzi, a Verona lo criticavano, eh. Quando ha giocato a Verona, io me lo ricordo, sono andato a San Siro a vedere Milan-Verona 5-0. Ero lì a San Siro, che ero in tribuna tra l'altro con mia moglie. Questo qua non ha visto una biglia. Zero, zero. Poi lo so che poi abbiamo pareggiato, Brignoli, ma lo so. Quella non era a San Siro, però. Però. Che poi cosa c'entra? Vabbè, comunque. Poi so che abbiamo pareggiato in campionato col Verona, perché abbiamo vinto in Coppa, poi abbiamo forse perso anche. Vabbè, comunque niente di che. Comunque, parlando di stasera, alla fine la Juventus ha vinto, una Juventus molto allegriana, nonostante abbia messo il trio d'attacco Ronaldo, Higuain e Dybala, una Juve allegriana, alla fine vince 2-1, non vincono le partite 4-0. Quindi per tutti i detrattori di Allegri, no? Il gioco zarrismo, il sarrismo, siamo a dicembre, ancora questo sarrismo non si vede, proprio non lo vede nessuno. Poi c'è, cioè, i campioni, fanno i gran gol, cioè Dybala che cosa ha fatto, ragazzi? Dybala ha fatto un gol, cioè palla da 40 metri, quella
Questo al volo di sinistra, babam. Sì, ciao. Suso quando lo fanno così, eh? Tutti gli amanti di Suso. Suso, sapete cosa faceva con quella palla? Se era fortunato, la stoppava. Se era fortunato, la stoppava. Siccome non è manco fortunato, sbagliava pure lo stop. Manco ci provava a tirare Suso su quella palla lì, giusto per farvi capire differenza, no? Per tutti quelli che lo difendono Suso, perché noi siamo dipendenti da Suso e lui non fa niente e quindi facciamo ridere pure noi. E poi CR7 bollito, perché tutti lo danno per bollito, però mi pare che ha fatto tipo 3, 4, 5, 6 gol nelle ultime 3 partite, 4 partite. Non corre, eh? Non corre più. Si vede, se guardi a parlare la Juve, lo vedi uno che cammina con le CR7. Cammina. Però ragazzi, ma che stacco ha fatto? Cioè, è rimasto sospeso. Cosa aveva? Il tappeto quello di Goku. È rimasto sospeso in aria così. Se mai doveva fare la foto, è saltato. Si è fermato. Gli hanno fatto la foto. Si è fatto il selfie da solo. Poi ha rimesso il telefono in tasca e l'ha buttata dentro di testa. Ma ragazzi, ma cioè, guardate la differenza tra lo stacco di Ronaldo e il difensore della Sampdoria. Ma ragazzi, ma gli ha dato 70 centimetri al difensore, ha saltato 76 centimetri, gliene avrà dati 50 al difensore, mezzo metro gli ha dato di stacco. E non è che qualcuno ha sentito dire anche in telecronaca, si è appoggiato leggermente, si è appoggiato cosa? Non si è nemmeno appoggiato, era talmente più alto che non si è nemmeno appoggiato. Più che altro ha avuto paura quando è ricaduto, che è ricaduto su una gamba lì, pericoloso, invece è caduto bene. Buon per lui che è caduto bene. Comunque, ragazzi, la Juventus ha vinto, ha preso un gol, un rimpallo così, però poi non ha mai rischiato fondamentalmente. Quindi chiuderanno l'anno da primi, perché anche se l'Inter vince per conto diretto sono sotto, quindi chiuderanno l'anno da primi. E l'Inter, cosa fa l'Inter? Adesso chiudiamo con Demiral, aspetta un secondo. Se no le vitamine non scendono. Parliamo di Demiral. Allora, l'ho guardato bene stasera. Perché ho detto, perché prima ho guardato la partita e poi è stato a giocare, no? Ho detto, voglio guardarmi questo Demiral, perché magari mi sono sbagliato io. Magari è un fenomeno, dato che qua c'è qualcuno della Juve che mi segue, ci sono tanti che mi seguono della Juve. E qualcuno anche che mi ha scritto è fortissimo Demiral, visto che gioca titolare, adesso ha fatto due partite di fila, addirittura due partite di fila, questa è la terza oggi. Quindi parliamo di Demiral. Allora, giocare meglio del pallavolista non ci vuole un fenomeno, eh. Possiamo dire oggettivamente che ad oggi De Ligt è stato un flop totale. Un difensore pagato 85 milioni ha fatto più danni che cose positive. E tolti i falli di mano, eh? Cioè proprio come difensore ha fatto male oggi De Ligt. Cioè ad oggi De Ligt male, anche per quello che è stato pagato. Poi si vede che ce l'ha le cose da campione, magari verrà fuori, poi nella Juve diventa tutto più semplice. Ad oggi è un flop. Quindi meglio di De Ligt, era difficile non fare meglio di De Ligt. Ma quanti falli da ignorante fa Demiral? Ha fatto un fallo in primo tempo al limite dell'area che è andata bene perché un centimetro ed era rigore senza motivo, un rigore senza senso. Cioè una roba che non è neanche un dilettante. Fallo da dilettante. Si è preso il giallo con Caprari, tra l'altro anche lì, che ha dato il giallo a lui e il giallo a Caprari, era da dare il giallo solo a lui, che è stato lui, che è sempre quello che fa casino. Perché questo qua è uno che fa sempre falli e che crea sempre le discussioni. Se uno così, già la Juve farà fatica alla Juventus, che sono stratutelati, giustamente. Ma se viene al Milan, uno così, è espulso una partita sì e l'altra pure. Sarebbe un disastro totale. Quindi tenetevelo lì, non voglio più sentire nessuno che mi dice Demiral al Milan, tenetelo lì a Torino, eh. Che con voi può fare anche bene, guarda, può venire fuori anche bene, è un aggressivo, alla Benatia. Tutto vostro, ma non vi azzardate a darcelo a noi che non ci serve assolutamente. Va bene, ragazzi, ci vediamo domani mattina. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like.
Fatemi sapere piuttosto se vi piacciono questi video a sorpresa, che ogni tanto magari voglio fare qualche video in più quando ho tempo. Vediamo quanto seguito darete, quindi sfondate il tasto del like, e se c'è seguito li faccio, se no, curugu, me ne faccio solo due. Ciao!